Lei mette molto l'accento sul territorio, sulla difesa e risanamento del suolo, in un modello di economia circolare come strategia aziendale. Le chiedo, per un imprenditore alla guida di una PMI, sono questi temi prioritari su cui puntare per innovare il suo business? E qui vorrei fare un discorso un po' più ampio per inquadrare poi questo aspetto. In particolare il tema oggi è capire la situazione drammatica in cui siamo e quindi le crisi che si stanno succedendo una dietro l'altro e anche capire un po' le motivazioni di queste crisi proprio per poi capire perché è così importante invece investire nei propri territori e nei propri suoli. Dunque, i dati che noi abbiamo, al di là di quello che abbiamo già vissuto, il Covid, la crisi industriale, le crisi finanziarie, la crisi ucraina, ecco, sono dal mio punto di vista gli effetti di una stessa situazione, che è quella appunto di un'economia lineare che ha generato, le dico un numero che secondo me è fondamentale per capire tutto, nel 2020 l'utilizzo le costruzioni umane, il volume, il peso delle costruzioni umane, mettendo dentro tutto, cioè i palazzi, gli imballaggi, tutto quello che l'uomo ha fatto, ecco, questa massa ha superato la massa, la biomassa della natura. E questo è successo nel 2020, nel 2021 ha superato ampiamente questi numeri e questo valore nel 1960 era il 10%, nel 1900 era 3%. Allora, di fronte a questo ulteriore fenomeno esponenziale, noi capiamo molto facilmente sia la crisi delle materie prime, che sarà sempre maggiore, sia l'instabilità geopolitica, sia il problema dell'inquinamento, perché un conto è avere dei prodotti che si accumulano, ma con una natura che è 90% e 10% costruzioni umane, è un conto invece avere invaso in modo così pesante la natura. Quindi il tema è davvero molto rilevante, che capisce subito che anche dal punto di vista economico questo ha un impatto. Non solo, ma se lo decliniamo a livello italiano, il tema è ancora più importante, perché cosa capiamo? Capiamo che l'Italia è un paese manifatturiero, che gioca una partita importante sul Made in Italy, che è con le filiere, con la sua biodiversità e con le filiere integrate. L'Italia ha bisogno di 5 volte le materie prime che è in grado di produrre. Quindi l'indipendenza, l'autosufficienza delle materie prime, comunque la tendenza ad andare in questa direzione, è fondamentale. E allora capisce che dei suoli, che sono anche pochi quelli che abbiamo, ma molto particolari e con grande biodiversità, sono un valore fondamentale per la nostra vita. E non solo, ma l'utilizzo di tutte le risorse che noi abbiamo sul nostro territorio è fondamentale. Quindi declinare in modo intelligente tutte le risorse, utilizzare tutto ciò che si chiama scarto e che potrebbe essere risorsa, diventa un elemento assolutamente fondamentale. Ecco, non solo, ma l'altro tema è molto rilevante, è che i cambiamenti climatici stanno andando a una velocità veramente folle e l'Italia e la zona del Mediterraneo va ancora più velocemente. Non solo, ma nelle ultime valutazioni a livello europeo si è stimato che gli 1,5 gradi non si raggiungeranno più alla fine del secolo, ma nel 2034, cioè domani mattina. Quindi è evidente che il tema della perdita dei servizi ecosistemici, cioè di ciò che ci offre la natura, l'acqua, appunto il carbonio del suolo, la fertilità dei suoli, sono beni preziosi che possono scomparire dall'oggi al domani. Quindi investire nelle filiere del territorio, che poi sono le filiere del nostro valore, e fare in modo che diventino sempre più resilienti è un'urgenza assolutamente importante. E questo non si fa ragionando soltanto con l'energia rinnovabile, le biomasse, ma si fa ragionando sui territori e sulle filiere integrate del valore, dove dalla collaborazione tra diverse realtà che investono nei territori possono nascere tante tecnologie innovative, può nascere la logica di imparare facendo, con innovazioni continue che partono da un'innovazione come per esempio la nostra, ma che attraverso questa innovazione e la declinazione sulle nostre specificità
possono generare una grande opportunità di, anche competitiva, creando un modello sostenibile, resiliente, che gioca sulla, appunto, sulla salute dei suoli, sulla rigenerazione dei territori che noi abbiamo e anche sull'interconnessione tra tanti settori diversi, creando una cultura importante che fa fare di più, io dico, di più con meno, che questa è la grande sfida, cioè noi dobbiamo disaccoppiare lo sviluppo dall'uso delle risorse. Non ne abbiamo più, non possiamo continuare esponenzialmente a far crescere l'uso delle risorse. E poi dobbiamo convertire queste risorse. Non possono essere sostanze che si accumulano nei terreni, nelle acque, in modo persistente per sempre. Quindi da questo punto di vista la partita si gioca in un nuovo rapporto tra città e cibo, tra agricoltura e industria, tra l'eco design dei prodotti, tra appunto fare prodotti che siano in grado di essere riassorbiti nel momento in cui possono essere inquinanti del nostro ambiente, e anche dall'interconnessione delle infrastrutture di trattamento dei rifiuti, in particolare rifiuti organici, liquidi e solidi. Ma questo, mi scusi se la interrompo, vale per un'azienda chimica. Se noi allarghiamo lo sguardo ad altri settori, quindi a una PMI, noi ci rivolgiamo a Motor Italia, alle piccole e medie imprese, ecco, come si riesce a recepire questo messaggio così fondamentale anche in altri settori e qual è la mentalità da abbracciare? Allora, innanzitutto si deve giocare sulla bioeconomia circolare, che mette insieme materie prime rinnovabili, in tutti, non è solo la chimica, ma la chimica verde, ma appunto la parte, i prodotti agricoli, il mondo della carta, il mondo del legno, il mondo dei rifiuti organici. Quindi in ogni settore, quindi certamente sono settori in cui le piccole e medie imprese sono presentissime, hanno una notevole possibilità, e la bioeconomia rappresenta in Italia sono 364 miliardi di euro, credo, 2 milioni di occupati. Abbiamo dei primati importanti, siamo nei prodotti DOP, siamo i primi in Europa, l'Europa è prima nel mondo, per cui è un settore fondamentale fatto da tantissime piccole e medie imprese. Come gioca questo? Pensiamo soltanto alla possibilità di avere a disposizione prodotti come quelli che noi stiamo cercando di sviluppare da tanti anni con quest'idea, di avere dei bioerbicidi che permettano di trattare in agricoltura, ma rispettando la biodiversità e evitando di inquinare le falde. Immagini prodotti agricoli che possono utilizzare il Made in Italy, ma giocando anche questo miglioramento, oppure i biolubrificanti nelle macchine. I lubrificanti tradizionali rimangono in suolo e in acqua, non li vediamo, ma sono 5 milioni di tonnellate di lubrificanti in Europa che ogni anno si accumulano in acqua e suolo per almeno il 40-50%. Allora, avere biolubrificanti per le proprie macchine e poter giocare poi nella parte agricola, utilizzare prodotti tipo la pacciamatura agricola, che toglie l'uso di erbicidi, riduce l'uso dell'acqua, riduce l'erosione del suolo. Ecco, chiaramente significa fare di più con meno, e quindi poter avere più produzioni, usare meno acqua e così via. Quindi il concetto però è quello di imparare a utilizzare questi nuovi tool e capire quanto possiamo valorizzarli, sia dal punto di vista del prodotto finito da offrire, aumentando il valore stesso del Made in Italy e del fatto che l'Italia è un paese innovativo in questo senso, ma questo tipo di pratiche permettono anche di migliorare e di resistere maggiormente, per esempio, i suoli, e quindi significa poter essere più resilienti e diminuire l'impatto climatico, che è e sarà sempre più pesante. Questo è un esempio, ma scusi, poi anche i prodotti. Ci sono tantissimi prodotti, per esempio, per nuovi imballaggi, e allora le piccole e medie imprese possono sviluppare tutta la loro creatività su questi nuovi prodotti. Sono prodotti per la moda, prodotti appunto per il settore agricolo, e le macchine per trasformare questi prodotti. L'Italia ha dei distretti importantissimi. E poi gli scarti, le filiere agricole. Noi stiamo lavorando con realtà, faccio l'esempio di Melinda perché
la conoscono tutti. Melinda ha una serie di scarti dai suoi succhi di frutta, dai suoi scarti. Loro usano già nostri film per l'imballaggio delle mele, che sono biodegradabili e compostabili, ma con loro stiamo lavorando per usare i loro scarti per farli diventare materie prime dei nostri impianti e delle nostre bioraffinerie. Quindi, oppure gli scarti del depuratore, presi dai depuratori, possono essere trasformati in zuccheri che alimentano intere bioraffinerie. Allora capisce che l'integrazione di innovazioni tra settori che normalmente usano, cioè producono scarti, che diventano invece imprese che attraverso l'economia della conoscenza creano opportunità, ecco, queste opportunità sono proprio per le piccole e medie imprese che insieme possono lavorare integrate nei territori. Nel rapporto sulla salvaguardia dei suoli della Comunità Europea di ormai 3 anni fa, di cui lei è stata coautrice, l'integrazione di comunità e manager per creare conoscenze, innovazione e pratiche virtuose al servizio delle amministrazioni locali è una delle raccomandazioni di fondo. Vede in Italia degli esempi concreti di attuazione di questa direttiva? Beh, le faccio un esempio che per me è fondamentale perché è stato proprio il punto di partenza della nostra avventura. Cioè, quando eravamo un centro di ricerca e abbiamo incominciato a immaginare cosa potevamo fare, immaginando di fare non prodotti che affogassero il mondo, ma prodotti che invece riuscivano a risolvere i problemi dell'accumulo di sostanze inquinanti in acqua e suolo, abbiamo immaginato di concentrarci su un problema che era quello del rifiuto organico messo a discarica. Quando noi siamo partiti con questo lavoro, praticamente quasi tutto il rifiuto organico finiva in discarica. Un danno enorme perché si creava una discarica che poi doveva essere gestita per 30 anni prima, dopo la chiusura, e nello stesso tempo avevamo i suoli che si degradavano perché mancava carbonio. Quindi l'idea fu: come facciamo a riportare materia organica nel suolo utilizzando gli scarti del quotidiani di ogni giorno? E allora l'idea fu: prendiamo i nostri prodotti, cerchiamo di fare nuovi prodotti che possano andare a fare un banale sacchetto, e questo nacque l'idea del sacchetto lì, e un sacchetto che è l'esempio, la bandiera negativa della plastica era a quel tempo, e l'idea fu: riusciamo a dimostrare che un cambio culturale può trasformare un prodotto, un problema in una grande opportunità? E quindi cominciamo a ragionare comune per comune, a fare tutta una serie di sperimentazioni. Peraltro siamo partiti dalla Norvegia, che fu dalla Germania e dalla Norvegia, e poi siamo arrivati in Italia, a fare sperimentazioni con i comuni per vedere come si potevano usare questi materiali per fare la raccolta del rifiuto organico. Il risultato fu eccezionale perché in pratica allora il rifiuto organico che veniva raccolto erano 2 milioni di tonnellate in Italia, grosso modo, anzi di meno. Nel 2010 erano circa 2 milioni di tonnellate, e l'adozione di shopper che potevano essere riutilizzati per la raccolta del rifiuto organico, quindi con il contenuto, cosa ha portato? Ha portato una cosa enorme in Italia, e cioè noi siamo adesso il primo riutilizzatore di rifiuto organico, quindi trattiamo il 47%, riciclamo, di rifiuto alimentare contro il 16% europeo e il 26% tedesco. Si è creato un network di impianti di trattamento del rifiuto organico che fanno compost di qualità, ma anche biometano, quindi anche l'energia. In Italia è diminuito notevolmente l'uso degli shopper, quindi da 200.000 tonnellate siamo passati a 75.000, e quegli shopper sono riutilizzati per la raccolta dell'umido. Abbiamo tolto oggi il rifiuto organico raccolto sono oltre 7 milioni di tonnellate, e abbiamo risparmiato qualcosa come 5 milioni di tonnellate di CO2. Se questo modello fosse applicato a tutta... È anche una dimensione di valore economico... Enorme. E ambientale. C'è un numero che lo può definire? Avete fatto 4 conti su quello che il risparmio della CO2? Tenga conto che oggi costa 100 euro a tonnellata, quindi 5 milioni di tonnellate di CO2. Si fa presto a fare il conto, e non solo, ma è destinata anche a salire. E se lei pensa che il modello italiano oggi è il modello più avanzato nel rifiuto organico,
e aggrega peraltro questi rifiuti in impianti che sono diventati loro stessi opportunità per nuove bioraffinerie. Quindi da un sacchetto e da un'idea banale è venuto fuori un sistema Italia, e oggi non è più la piattaforma di Novamont questa, è una piattaforma nazionale in cui ci sono 275 imprese che trasformano i nostri prodotti, che va oltre il miliardo di euro di fatturato. C'è tutto il sistema appunto del rifiuto organico, sono 300 impianti e circa 4.000 in persone che ci lavorano. C'è un cluster Spring della bioeconomia con 130 realtà, tra cui associazioni trasversali, dalla carta al rifiuto organico, alla chimica, alle foreste, c'è tutto, proprio il concetto di bioeconomia integrata e connessioni. Abbiamo ReSoil Foundation che è stata formata, e poi un'altra grande cosa, è nata BioRepack, che è il primo consorzio obbligatorio per le bioplastiche a livello mondiale, che quindi monitora il fine vita di questi prodotti, creando nuove opportunità non soltanto per un'impresa, ma è un sistema Italia. Un sistema Italia che oggi viene riconosciuto sia a livello di Cina, sia a livello di Stati Uniti. Se lei legge un articolo che è uscito qualche settimana fa dall' US Trade Administration, parla dell'Italia, di questo caso, e dice che negli Stati Uniti devono costruire bioraffinerie per esportare verso l'Europa e verso l'Italia, perché l'Italia ha dimostrato questo. Purtroppo, e la Cina ha fatto lo stesso, ha fatto leggi in questa direzione, nel 2020 ha fatto una lenzuolata di leggi. Quello che è triste è che in Europa siamo noi ad aver inventato queste cose, siamo partiti per primi, ma né l'Italia né l'Europa oggi stanno trainando questo settore, mentre lo stanno facendo Stati Uniti e Cina, perché si pensa che siano inquinanti. Allora, io credo che questo sia un problema, perché in realtà per andare più veloci qualche volta bisogna andare più lenti. Se si creano dei muri e si creano i cattivi, il problema diventa grave, perché la transizione deve portare tutti avanti e tutti quanti devono dare il loro contributo positivo di creatività e di innovazione. Quindi è importante dare i target di riduzione dell'impatto, ma non dire qual è la tecnologia buona e quella cattiva, perché altrimenti si chiudono intere filiere e si crea poi un problema sociale che diventa talmente grande, e in particolare in un momento come questo, con la guerra ucraina che ha sconvolto, oltre alle vite di tante persone, questa è la cosa più grave, ma anche i problemi delle materie prime e dell'energia, e quindi sconvolto completamente l'intero settore industriale. Allora io credo che sia importante non solo avere un programma di innovazione per la transizione, ma dobbiamo avere, noi sappiamo dove dovremmo arrivare, ma la transizione è il momento più critico e noi siamo molto vulnerabili, lo stiamo affrontando appunto con la crisi climatica, la crisi ucraina, in una situazione in cui le imprese, specialmente le piccole, sono in grandissima tensione. Allora vanno aiutate, non soltanto con i soldi, ma con una chiara direzione, senza chiudere le realtà, ma indicando il più basso impatto e portando tutti insieme nella stessa direzione. Alla luce della sua esperienza di ricercatrice e sperimentatrice di percorsi non tradizionali, quale significato attribuisce al termine innovare e quale peso nella gestione di un'impresa? Dunque, innovare è un concetto complesso. Io credo che sia mettere lenti per vedere ciò che ci circonda in modo diverso, e quindi non stare nella comfort zone, ma diciamo uscire sempre dalla comfort zone per immaginare, prefigurare come si potrebbe essere migliori, e quindi un continuo miglioramento. L'innovazione in questo momento però non può essere fatta da soli, perché non basta la buona volontà di un'impresa o la genialità di un imprenditore. Occorre lavorare in modo tale che tutta la società si evolva con un salto culturale importante. Quindi questo è il vero aspetto rivoluzionario, è che noi dobbiamo essere innovatori come società, e l'innovazione dal mio punto di vista, proprio con la bioeconomia, con gli esempi che le ho fatto, no? Il discorso dello scioperino è abbastanza... Noi possiamo reinterpretare tutto quello che abbiamo
diventa un'arma incredibile di innovazione sistemica attraverso progetti di territorio. Quindi anche le realtà locali, anche la Regione Piemonte, anche i comuni hanno in realtà una grande opportunità di creare progetti integrati in cui creare indirizzi dove si vuole andare nel territorio, con l'opportunità di aggregare imprese, università, agricoltura in questo tipo di percorso. Vuoi lanciare un ultimo messaggio agli ascoltatori? Il messaggio fondamentale che posso dare è fare di più con meno. Grazie dottoressa di essere stata con noi e del tempo che ci hai dedicato. Grazie a lei.